Allora, a parte la raccolta differenziata porta a porta al comune di Sfoltore, so che voi come società comunque servite almeno 40 comuni per la raccolta differenziata. 27 comuni, di cui 30, 32 comuni soci abbiamo, e poi la nostra società strumentale a maggioranza pubblica serve 27 comuni, tra cui Sfoltore, che è il comune, terzo comune della provincia. Ecco, io volevo sapere, la raccolta porta a porta è già stata fatta in qualche altro comune oppure Sfoltore è il primo esperimento? Assolutamente no, noi lo facciamo in diversi comuni della provincia, diciamo, è una delle modalità operative che vanno abbastanza bene e determinano poi col tempo anche un abbattimento dei costi, perché la raccolta porta a porta, spinta, diciamo, a domicilio, produce meno rifiuti, riuso del rifiuto, e quindi meno conferimento in discarica. Quindi sostanzialmente se la può definire un successo nei comuni dove è già stata. Un successo sicuramente, però come dicevo prima al suo collega, occorre in definitiva nel nostro ambito, nel nostro comprensorio, completare la filiera, perché abbiamo una discarica, abbiamo un impianto di captazione del biogas, abbiamo delle società che quindi fanno la raccolta dei rifiuti, però dobbiamo risolvere il problema dell'umido, del compostaggio, quindi, e altri problemi di questo genere che determinano poi nel ciclo integrato dei rifiuti un abbattimento dei costi e soprattutto il rifiuto inteso non come un problema, ma come una risorsa.